Raga, la live inizia qua. La live inizia qui. Poi mi spiegherete perché First Try l'altra volta l'ho fatta benissimo e adesso... Scusatemi, va bene tutto, però che arrivino i messaggi del professore di antropologia filosofica mentre sto giocando a Zelda, magari fatemi chiudere Teams. Mica che gli streamo Zelda, mica che gli streamo Zelda in faccia. Salta in aria. Che cazzo, perché non è saltato in aria? Giovanni, tranquillo, sei abbastanza... Puoi tranquillamente farcela, non ti preoccupare, Giovanni, dai. Fuori dal cazzo. Fuori dal cazzo. Fuori dal cazzo. Guarda. Sai che ti dico? Vai. Brava, madonna, ragazzi, il king degli stupidi. Meno 30 IQ questo. Via. Vale. Via. Ale, fuori uno. Fuori uno. Fuori uno. Perfetto. Ale, dai, su Giovanni, forza, 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 forza. Sei bravo, sai giocarlo il videogioco, Giovanni, santo di... Oddio questo gioco, ragazzi cazzo lo odio, io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. Vi giuro passo a Fire Emblem. Vi giuro, adesso passo a Fire Emblem. Io adesso passo a Fire Emblem. Io adesso inizio a Forte Merseus, ragazzi. Forte Merseus, non c'è un cazzo da fare. Io adesso passo a Fire Emblem perché è davvero un gioco nel quale tutto è fatto per farti tiltare, io non l'ho mai visto. In realtà sì, adesso sto urlando. Non vi incazzate perché sto insultando il vostro gioco preferito, che è una merda peraltro. Non vi incazzate, non lo penso veramente, ma vorrei impazzire. D'accordo? Dai, su. Quando dico che Zelda è una merda, dico la verità, ma non prendetemi sul serio perché dopo qualche secondo non è più la verità. Ok? Ora che abbiamo chiarito questo punto. Ok, non mi segna quella nelle casse, però mi segna quella dentro le casse. Mind blowing. Io le armi arrugginite, raga, non le prendo. Prendila. Top 10 bipolarismi, Ita. Evidentemente ci sono le giornate e le giornate, ragazzi. Cioè, altrimenti non si spiega il fatto che io sia riuscito l'altra volta a fare praticamente tutto first try. Ci sono certe giornate e ci sono altre giornate. Vai di qua. Stavo dicendo cosa c'era la prossima, ma mi è venuto in mente i pipistrelli bastardi. Spaghetti al pomodoro. Ieri hanno regalato un bel po' di sub, vi dirò. Vi dirò. Grande, macina fotografica. Ti prego, esplodi. Fuori uno. Questo vola un po' più alto, ma ci possiamo provare. Fuori due. Allora, è molto semplice la questione. Oh sì! Oh sì! Grazie, Over, per Over Lethal. Per il secondo mese, benvenuto. Guarda, io faccio questa cosa qui. Hola. Fottiti. Ok. Ale! Pulito! Perfetto. Molto, 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 molto bene. Tra l'altro, se ci pensate, è anche molto bene. D'accordo. Allora, tira su un po' di robetta qua. Magari non le braccia di questi scheletri. Twitch non è body shaming. Sono davvero scheletri, se ci pensi. Oh, tira su anche questa, perfetto. No, raga, prima il danno che ho preso su quel tizio lì. Il danno che ho preso sul tizio
che mi ha fatto... ok. Il danno completo sul tizio che mi ha caricato con le armi elettriche, che si è beccato il fulmine da solo, non l'ho proprio retto. Quello non l'ho retto. Cioè, raga, io quello obiettivamente, dai. Quello obiettivamente, dai. Era troppo da sopportare. Era un dolore troppo grande da sopportare. Cioè, non... mi capirete. Vai. Allora, io devo trovare un modo per gestire quei 5 giganti cosmici che mi si pareranno davanti a breve, ok? Allora, questo non è difficile, per dire. Questi li finisco così perché non ho intenzione di rischiare nulla. Ale, perfetto. Ora. Io tanto ormai le collocazioni degli scrigni le so a memoria, ragazzi. Almeno di questa fase qua. Le so a memoria. Quindi non ho più... posso anche tenere tranquillamente il coso settato sulle frecce attualmente. Ma perché Sarina ha sospeso Stream Elements? Insomma. Forse un errore, ecco. Va bene. Scudo da cavaliere, che tra l'altro posso usare se ci pensi. Allora, cerca di steccarlo subito. Ok, uno è giù. Allora, tiragli un'altra bomba. E di uno ce ne siamo liberati così, perfetto. Giù. Molto bene. Molto bene, Giovanni. Molto bene, Giovanni. Oh. Non era così difficile, eh? Chi manca? Chi manca? Quello là in fondo. Oh! Oh! Not so complicated! Ti dirò. Allora, cosa abbiamo in giro? Qua mi... braccio di Stahlgruben. Voi lo vedete? Ditemi se vedete il braccio di Stahlgruben. Grublin, lo vedete? Io non lo vedo il braccio di Stahlgruben. Che potrebbe essere una città dell'URSS. Dal nome, non lo vedo. Quindi se è possibile, videogame, la prossima volta acquisci il tuo sguardo. Canaglia, fammi andare via subito da questo luogo immondo. Perché si tratta di immondizia. No, eccessivo forse. Vai. Freccialegno simulator. Dai. Altre non me ne segna e sono sicuro... guarda, levati dal cazzo subito. Chi sono? Ah, i prossimi sono... i miei amici preferiti. I prossimi sono i miei amici, ragazzi. I prossimi sono i miei fucking amici. Mi stanno già pushando? Forse un po' eccessivo, ragazzi, non lo so. Forse esagerato. Non so quanti hanno fatti saltare in aria. Nessuno, ovvio, sono io del resto. Frate, però devi tirare fuori lo scudo, se no non ce la caviamo più. Ok. Spaccalo subito. Va bene, l'ho preso, easy. Punta la testa. Oh. Vabbè, ho preso del danno, raga, che vi devo dire. Vieni qua. Muori. Muori. Bomba. Droppa. Vieni qua, vieni, vieni. Oh, cazzo. Azzino, smornare. Ah! Ok, ce l'ho fatta. No, frate, guarda come hai fatto a missarmi questo. Ti prego, fatti ricoverare, Link. Fatti ricoverare da... fatti curare da un medico competente, perché davvero ne hai bisogno, frate. Sei troppo stupido. Frate, giuro, sei troppo stupido. È incredibile. È incredibile. È incredibile.
È incredibile. Cioè, il boss finale degli stupidi, ragazzi. È il boss finale degli stupidi. Adesso ci stanno quelli con l'arco. Mo ci dobbiamo divertire. Ah, giusto, c'è anche questo dettaglio di lore. Quanti sono? 1, 2, 3. Ma se tipo io cercassi di aggirarli per dire... Io me ne vado. Io me ne vado. Mi stanno puntando, vero? Io scappo, vi ci voglio vedere. Oh no, ma hanno l'arco sgravato. Ah! Sì, bravo. Mi è svenuto il cavallo. Buono. Ok, sali qua, sali qua, sali qua, sali qua, sali qua. Ok. Il mio obiettivo è stato completato. Viecce, viecce, viecce! Muori! Scendi subito! Spaccalo, spaccalo, qualsiasi cosa succeda, via! Dove credi di andare tu? Vieni qua. Vieni qua che devo purgare anche l'altro tuo amichetto bellissimo. Prima che mi colpisca con l'arco, però. Prima. Sono svenuto. Cavallo, bro. Bro, c'è un problema. Bro, c'è un problema. Uscialo! Ho preso danno, eh. Ho preso danno, ovvio. Vabbè. 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 Ok, così, dai. Prendi e porta a casa. Prendi e porta a casa. Prendi e porta a casa, assolutamente. Già la situazione era drammatica di suo. Cosa... Frecce, zi, freccia. Eccola qua. Perfetto, molto bene. Potevo fare meglio, ma potevo fare anche peggio, tutto sommato. Considerato che comunque nell'ultima non ho praticamente preso danno. Cioè, in quella prima di questa. Contro i cosi giganti sgravati. Non ho praticamente preso danno. Quindi dai, non stiamo neanche andando malaccio. Allora, scrigno. Qualcosina in giro ce l'abbiamo, direi di no per ora. Però queste, queste non le lasci mica qui, scusami. Tira su. Ho un po' di frecce, anche le frecce elettriche, ragazzi, dovrei usarle. Magari contro i prossimi. Le sfruttiamo un po' di più. L'attacco dei... No, non è l'attacco dei giganti, è l'attacco dai giganti. Ragazzi, se dovete fare le cheat, mi raccomando, fatele bene. Che poi Fabio viene a casa vostra, si arrabbia, vi dice: ragazzi, potete fare le cheat meglio? Lo dice proprio così. No, raga, io ho bisogno dell'arco più forte, però. Dov'è? Mi manca un arco. Uno dei boblin qui aveva un arco un po' più forte. Devo trovarlo. Se no qui non si va da nessuna parte. Perché altrimenti lo Stalinox lì è un problema. Perché altrimenti quello è un problema. Ho mancato degli scatoloni? Davvero? C'avete ragione. Mi sembra evidente. Forse li avevo mancati anche prima, tra l'altro. Mela, noce di palma. Oh, yes, perfetto. Urku, Giuda. Mi ero perso tutta sta robetta, però. A sto punto, bene, no? Oh, arco boblin, però non è quello che volevo io. Sai com'è. No, dov'è la... Io ho bisogno dell'arco... L'arco boblin puntuto, pazzo, sgravato.
Quello che toglie o 24 o 25, non mi ricordo. Allora, dov'è? Più che altro, avendoli killati in giro per qui, è un casino ora. Mo' è obiettivamente un bel casino trovare quell'arco. Ok, forse l'ho trovato. Oh no. Oh no. No, essere lui. No, frate, dove cazzo? È possibile che l'unica cosa che mi serviva... 125 armi arrugginite, però l'arco che mi serviva non lo trovo. Pensati, no, non posso andarmene senza l'arco, ragazzi. Cioè, potrei anche, però contro il prossimo faccio una fatica assurda. Faccio proprio fatica contro il prossimo. È più quello il problema. E io non voglio far fatica, già è difficile così la situazione. Dove cazzo è? Dai. Non ci voglio credere. Io prima dal tizio ci sono arrivato con un arco migliore. 100%. Non è questo, questo è uno spadone. Quindi deve esserci da qualche parte. Da qualche parte deve esserci. Non ho parole. Non lo trovo. E tra l'altro non riesco... Aspetta, forse con Stasis però sì. No, con Stasis non posso bloccare le cose. Affronterò lo Stalinox senza. L'ho appena deciso. Lo affronteremo con sto abominio. Vai. Va bene. Ho capito qual è il punto. Magari era nello scrigno. Ma non c'era uno scrigno. Vai. Passagli qua. Ok. Questo in realtà è molto gestibile. Oh, questa usala più che altro per... Scusatemi, eh. Va bene. Torna pure dal tuo amico. Ho trollato. Ho trollato perché gli ho usato lo stasis. Dai bro, distruggi sto occhio. Hola, dai. Bene. Che fatica. Che fatica, ragazzi. Vai. A posto. Era sotto terra. Cioè, ho perso uno scrigno, quindi mi state dicendo? Vai, capita. Non sto neanche piangendo, se ci pensi. Eppure ho cercato col calamitron e non l'ho visto. Ragazzi, sarò orbo, che vi devo dire? Sarò orbo, ci avrò i miei problemi. Ale. Vai. Allora, adesso stavano
qua ci stavano le frecce, mi ricordavo. E ci stava anche quel porcaccio di... Ecco chi cosa, ecco chi e cosa ci stava. Vai. Era grande come un macigno. Ok, campioni, va bene, dai. Streamatela voi. A sto punto. No, raga, non l'ho visto. Che cazzo vi devo dire? Non rompete. Anzi, potevate anche dirmelo a quel punto. Però vabbè, poi ci sta che... Dopo Marika vi distrugge e dice che spoilerate. Ha ragione, peraltro. Allora, famo sta roba qua. Famo un po' di My Selection alla Joe Bastianich. Tira... Peraltro, io nel sensore avevo scrigno, quindi, boh, vabbè. Sarò pazzo io, che non lo sentivo. Ci sta. Sì, tecnicamente non era spoiler, perché l'avevo già trovato. Vero, però, vabbè, stica. Essendo che l'ho già fatta, si può... Cioè, fino al punto in cui ho perso, si può parlare. Si può dire, si può fare. Ok, qua si dice, solo una fatina maledetta. Allora, zii, sta fatina qua, però io la terrei per più avanti, cioè, nel senso... Io la terrei per più avanti. Capito? Non... Eviterei personalmente... Di portarmela dietro. Freccia ancestrale. Cioè eviterei di consumarla. Cerchiamo di non perdere alle prossime. Cerchiamo il coso in cui ho perso prima. Di farlo in maniera umana, se possibile. No, Lucio, mi sono espresso male. Non se la lascio. Volevo dire se la... Cioè lasciarla, risparmiarla. Ecco, mi sono espresso col culo io. Vai a posto, sti cazzi di quella mazza lì, tanto non la userò mai più. Sicuro al 100%. Tira su sta ascia, ok. Peraltro, prima avevo paccato anche ste mele qua. Molto bene. Tirale su. Santo Dio, Link, non sei nemmeno... Ma continuiamo nella nostra avventura su Zelda Breath of the Wild. Allora, cuciniamo e ci facciamo del cibo importante comunque. No, forse un po' eccessivo. Ho uno, due, tre. E soprattutto, no, direi basta, gli altri li teniamo buoni, no? Così poi dopo ho il cortufo più le quattro mele. Vai. Ale. Perfetto. È sempre più uno. Quindi io a sto punto non mi faccio più scammare. No, mi sa che però questa cosa qua la devo fare. Non lo so. Più due. Va bene. Allora, sì. Tra l'altro. Questo. Ci siamo. Attiviamo le armi umane. Vai, perfetto. E poi cosa abbiamo qui da cucinare? Allora, 1, 2, 3. E il chiodone. Fai questa cosa qui. A sto giro fai due piatti separati. Perfetto. Si sa mai, raga. Per affrontare i tizi lì mi do un po' di boost in attacco. Ok? Così poi recupero anche quel 2 di vita che mi rimane. Il game plan è arrivare da loro senza prendere danni o prendendone comunque molto pochi e poi darmi il boost in attacco per steccarli più facilmente. Questo è il game plan. Queste velocizzano tutti i movimenti? Va bene, d'accordo. La fata si cucina, no? Diventa poltiglia, mi pare di aver capito. Quindi direi che è il caso di evitare così su due piedi. Ok, perfetto. La velocità non so fino a che punto mi può servire, però...
Vai, perfetto. Allora, ho qualcosa da droppare per la torcia, che non si sa mai. Tipo, no, voglio dire. Sta mazza qua. No, in realtà... scartala. Non credo che serva molto adesso. Quantomeno se... guarda. No, ok, sì, quella scartala, tutta la vita. Vai, a posto. Verso l'infinito e oltre, signore e signori. Cosa abbiamo come arco? Mettiti questo. Frecce di ghiaccio per ora no. Le usiamo sui Lizalfos che vediamo, ragazzi. Per sicurezza, tanto mi pare di capire che... vai a fanculo. Ok. Fuori uno. Fuori due. Capite qual è il problema? Io... a me manca la tempistica per fare quello che dite voi. Vediamo se ci riesco. Vediamo se riesco a fare quello che dite voi. Non riesco. Come faccio a droppare le armi, raga? Scarta. Però devo essere fermo, evidentemente, no? Scarta. E scarta. Non le ha prese. Gliele devo lanciare, ok. Capito. Mo ci provo. Non credo dovesse andare così, eh. Cioè, oh, bel tiro, molto bello, molto gradevole. Centro lo abbiamo fatto, quindi non te ne privi, però forse non dovevo essere... no, no, ma ci stava che dovevo lanciarla e che evidentemente non dovevo prenderlo. Cioè, a sto punto direi che il problema è stato più quello. Perché sono troppo forte, ragazzi, che vi devo dire, oh. E quando uno è forte, è forte. Rip, va bene. Chi è il prossimo? Allora, i prossimi sono dei bei bastardi, in realtà. In teoria funziona. In pratica sono talmente forte che con me ha detto no. Non voglio funzionare. Guarda, questi qua... visto che già rischio molto contro di loro. Madonna. Tira su. Ce la giochiamo proprio così, ragazzi, guarda. Uno. E uno, due. Vai. Fuori dal cazzo. Via. Ale. Questa è anche una bella iniezione di fiducia, raga. Questa è una bella iniezione di fiducia per noi che abbiamo trollato fino... mamma mia, mi sono visto... mi sono visto defunto, ve lo giuro. Vai. Oh, Mafa, ciao, benvenuto, non ti avevo visto. Come va, tutto bene? Benvenuto in questa incredibile live. Non avevo notato, Dio. Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Erano cure quella. Un po' indaffarato per l'unia, beh, ma quello un po' tutti. L'importante è il resto.
sperando che, pur essendo indaffarato, vada comunque tutto bene. Niente, ci siamo giocati delle provviste. Vabbè. C'è un modo per aprirle un attimino più logico? Tipo, con le bombe sono immuni alle bombe, quelle cose? Mi viene il dubbio. Perché non lo so, più che altro. Allora. Con l'ascia e i martelli. Vabbè. È un po' tardi, però sì. Credevo fossero immuni. Rip. Ma per sicurezza io te ne tiro un'altra. Oh no, non ti alzi tu, eh. Col cazzo che ti alzi. Col cazzo che tu ti alzi. Altro che. Oh sì. Fuori dalle palle. Go, Yug. Grazie per il quinto mese. Benvenuto. Allora, qui la giocata è una sola. Secondo me. Ho smarronato. Stop, qui non c'è arrivata. Fammoli rientrare. Riproviamo la giocata. L'idea è quella di tenerli giù. Finiscine uno, perfetto. Veloce. Yes. E mo con te ci si diverta. Ma con te ci si diverta. Guarda. L'ho mancato. Ok, l'ho preso. Forse con la spada elettrica, no? O qualcos'altro? Questo. Vai. Sto andando a fuoco. Sto andando a fuoco. Cazzo, ho perso dei cuori inutili. Vabbè. Sono andato dannatamente a fuoco. Vabbè. Questo tiralo su, che a quanto ho capito serve. E sono andato a combattere su sto terreno qua del cazzo. Perché faccio live su Twitch e su YouTube? Perché per contratto non posso farle su YouTube. Oltre perché Twitch è molto meglio per le live, è fatto apposta. Perché per contratto non posso farlo. E le cose sono molto più semplici a volte di quello che potrebbe sembrare. Ah, ok, perfetto. Però c'ho ste provviste interessanti. Molto bene. E poi sì, Twitch funziona mille volte meglio di YouTube. Non è un caso che tutti gli streamer streamino su Twitch. La piattaforma è più gradevole, si sta meglio, si guadagna di più, pazzesco. Veramente molto bella l'edit del video di oggi. Lo so, ragazzi, il video di oggi è veramente bellissimo. Il video di oggi è veramente bellissimo. Io approvo. È un gran video, mi è piaciuto tanto anche a me. Me la tirerò, sì, però mi è piaciuto. Andate a fanculo tutti. Allora, vediamo se... Perfetto, allora, uno... Questo qua magari... Prima attendiamo un attimo. Prima magari attendiamo un attimo. Attendiamo un attimo. Allora. Perché no? Fintanto che ti posso one-shottare... A te, che sei lì così... Ti one-shotto, no? Molto bene. Mentre a te che sei lì così io potrei fare una cosa... Cioè, io mi pappo il mio coso per l'attacco. E smarrono. No. Ok.
calma, eh. Non devo trollare, ragazzi, dai. Ok. Ok. Ok, molto bene. Molto bene. Sì. Sì. Meno male che non c'ha precisione questo. Sì. Proviamo a fare questa cosa qua. Molto bene. Fuggitela. Ok, questi mi lanciano i sassi, sti bastardi di merda. Ma non ci credo, dove va? C'è un problema. Ok. Giù. Yes! Ok, uno lo posso affrontare volendo. Quante frecce ho sprecato? Un bel po'. 1v1 si può fare. Non ho più il bonus, no? Non ho più il bonus. Vieni, dai. Vai. Madonna. Oh. Dai, veloce, veloce, veloce. No, 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 che palle. Ste armi che cadono nella lava. Ciao, Lucio. Non credo che sarà quella buona. Però apprezzo il gesto, tutto sommato. Va bene. Ah già, ora aspetta che posso spaccarla con i martelli. Sono dimenticato. Cos'è questo? 36, va che bellino. Tiralo su. Regà, insomma, buone queste. Sta cosa che si perde il loot mi fa abbastanza tiltare, sarò sincero. Sarò sincero, mi fa decisamente tiltare. Spadone da cavaliere però. Che fai qua? Droppa sta lancia qui, tanto c'è quell'altra volendo. Santa pazienza! T'ho detto di dropparla. Oh, n'era mica difficile, eh? Era una alabarda arrugginita? Eh no, è che non mi sembrava arrugginita. È più questo il problema. Mi sembrava tutto fuorché arrugginita quella cazzo di alabarda. Mi sembrava una buona alabarda. Magari ho visto male io, ma mi sembrava un'ottima alabarda. Scrigni ne abbiamo? Yes. E dove sono, scusami? Qui sotto? Ah, intanto qua abbiamo altra roba. Ah no, eccolo qua nella lava. Dai, Ale, perfetto. Secondo me era una labarda buona. Non è un dramma, però mi tiltano ste cose. Quando ci puoi fare poco, no? Freccia ancestrale per te, mia. Buona come il pane, altro che. Freccia legno, va bene. Rifarmatele tutte queste. D'accordo, il mio l'ho fatto. Dai, adesso abbiamo il magma rock che sappiamo essere gestibile. E poi dopo abbiamo la pausetta. E siamo circa a metà di quello che abbiamo fatto l'ultima volta. Quindi, insomma. Altra cosa che dovrei fare è farmare tanti scudi, raga. Devo farmare degli scudi, perché mi serviranno per le parate perfette.
E tanta roba per la difesa. Tanta roba per la difesa. Dovrei tenermi la roba per la difesa e usarla contro i guardiani. Soprattutto in quei contesti dove devo fare la parata perfetta. Vai. Ora dovrebbe esserci il Magmarok, se non ricordo. Si chiama Magmarok almeno? Ok. D'accordo. Allora. Parti con lutare. Comunque, ragazzi, farti affrontare i guardiani in quella fase lì con tipo tre frecce ancestrali è un problema. Cioè, nel senso, è tosta. No, cos'erano 9 frecce ancestrali? Sono comunque pochissime, se ci pensi. Cioè, ti costringe a fare la parata perfetta, che purtroppo è una tecnica che almeno io non mastero così tanto. Si è svegliato, va? Ok, no. Ok. Qui non ho la minima intenzione di affrontarlo. Quindi quello che farò sarà... Ale? Svegliati. Vai, adesso ci si diverte un attimo. Non ho assolutamente intenzione di mettermi ad andargli davanti. Io spreco le mie... Mamma mia. Calma. Ok. Vai, uno. Quella l'ho missata. Due. Tre. Bene. Stagli lontano che prendi fuoco, cazzo. Ok. Due. Abbiamo una... Ho un'altra freccia di ghiaccio. Vai, sfruttala. Ok. Ne starò sprecando tante, eh. Lo so. Però voglio giocarmela safe. Non ci credo. Ecco perché voglio giocarmela safe. Fra, ho rischiato la morte. Preciso? No. Più preciso? Bravo. Ok. Safe, regà. C'è stato un... Un contrattempo, comunque. Ok. No, lontano. Va bene. Molto bene. Santo Dio. Dai che ce la puoi fare, Giovanni, dai. L'ultima, Dio. Boss finale degli stupidi sono, raga. Ok. Quante frecce ho sprecato? Un bel po'. 25, tipo. Prossimo... Nella prossima zona devo farmarle, ragazzi. Nella prossima zona devo assolutamente farmarle. Devo stare attento, perché poi anche lì c'è il Lynel. E c'è il Kozorok. Il line e le frecce non le userei. Però il coso di ghiaccio sì, assolutamente. Per forza. Quello che potrei fare col coso del ghiaccio è andargli sotto con il brandistocco di fuoco, in realtà. Però vediamo. Oh, livello 12, dai. Scudo da guardia. Oh, minchia, qua. Ok, d'accordo. Va bene. Fendi rocce, piglialo su uguale, tanto ormai direi che robe come questa, io tanto non la so usare, quindi è inutile che la tengo dietro, veramente inutile, io non la so usare, quindi, no, giocare ad archi con Lynel è una pazzia, condivido. Tunica Elia, dai, mettitela su,
Adesso qui, gentilmente, se possibile, dammi delle frecce. Perfetto, molto bene. E anche un po' di materiali. Ottimo, abbiamo pure queste. Fantastico, ci servono assolutamente per resistere al freddo. Perché se tengo il brandistocco, dai, mi pare di capire. Però se non lo tengo sono nella merda. O forse mi salvo solo tenendo il brandistocco. Vedrò. Piglia questa, ottimo così. No, le fate! Oh cazzo, non è lì. Che culo. Che culo. Quante ne ho da parte? 3, 2, 1? 2. Forse ne ho trollata solo una. Questa cosa fa? Ah, il curanello, ottimo. Trota ignea, ottimo. Forse ne ho trollata una, o forse nessuna. Quando l'avevo scoperta, avevo appena battuto Lynel. O dovevo andare al coso del Lynel? Mi sa che dovevo andare al coso del Lynel. Quindi qua di base dovrebbero essercene due. Dio. Questo è grave. Cioè, grave. Sì, fino a un certo punto, però sì, devo svegliarmi. Vai. Vabbè, tanto ormai quello che è stato fatto, cioè c'è ben poco da dire. Allora, fatti un po' di verdure così. Fatti un piatto molto basic. Frutta cotta, molto bene. E adesso hai caldo perone. Fai due piatti da tre. Perfetto, che mi durano tanto. Anzi, guarda, sai che ti dico? Siccome poi dovrò lootare, fanne uno bello lungo e poi fanne tre separati. Sì. Fanne tre separati. Ale, perfetto. Me ne sono giocata una e me ne sarò giocata una, ragazzi. Che vi devo dire? Vabbè, capita. Fai scaldare il corpo da testa ai piedi. Questo è lo stesso discorso. Fai un piatto da due e uno da uno, dai. Ciao Antos, benvenuto. Mi fa piacere che ti sia piaciuto il video. Al punto da venire a vedere in live su Twitch. Oh ragazzi, siamo usciti dalla prima fase di stallo barra tilt comunque, direi, dai. Not too bad, vi dirò. Not too bad. Vabbè che io sono anche stupido che faccio la prova della spada senza aver finito il gioco. Cioè, questo è proto masochismo. Questo è un altro discorso anche. Quante frecce ho da parte? 69. L'Mao. Va bene. L'altra fata me la son giocata, se c'era. Famo che non lo voglio sapere. Allora, tieniti il brandistocco. Vai. Ci siamo. Allora, ho anche tre cure molto buone. Quindi sì, siamo a buon punto qua, teoricamente. Allora, prima cosa da fare, secondo me. Far saltare in aria sti cosi. Che non sono niente se non fastidiosi come la merda. Ale. Tu. Esplodi. Su di voi devo tenere il brandistocco. Però non mi conviene, forse. E forse mi conviene di più giocare, ad esempio, con questo. Con la spada elettrica, vi disarmo. E magari mi mangio un caldo perone. Direi di sì. Vai. Risparmiamo le frecce, anche se in realtà... No, guarda, fai questa cosa qui. Mamma mia, che stupido che sono. Uno. Due. D'accordo. A te t'affrontiamo. Che sfiga.
Che sfiga, che sfiga. Mi si è rotta l'arma lì. Dio santissimo. Vabbè. Direi sfiga. Non so perché sto raccattando il fascio di legno, ma forse ho un'idea. Regà, non sono sicuro, ma potrebbe essere un 200 IQ. No, non era quello che volevo fare. Raga, 200 IQ questa. Questa, ragazzi, è 200 IQ. Questa è 200 IQ, non potete dirmi un cazzo. Niente, viene sempre cibo durissimo. Madonna, ragazzi, che... cioè, vergognoso. Smollant, Smollant, ti spiego come si gioca al videogame. Ti spiego come giocare al videogame, bro. Bro, vieni in live. Raidami, Smollant. Ti spiego come tryhardare su sto videogioco. Cucinare la legna. E se usassimo il 100% del nostro cervello... cucinare la legna su nella prova della spada. Let's go, ragazzi. Sì, sono fortissimo. Adesso vado a lutare per bene. Ok, un ventaglio Krogu non credo che serva. E se serve mi metto a piangere. Vai. Adesso lutiamo per bene. Finisce il nostro boost. Cibo durissimo. Vai. Cazzo, a sto punto potevo farlo anche nella lobby. Cioè, nella lobby... ah, lobby, sì, buongiorno. Nella... cos'è che sta cercando il sensore? Scusami, scrigno. Non nella lobby, che cazzo dico. Nella... come si chiama? Mi sfugge. Nella... no, santa pazienza, non mi viene in mente. Nella pausa. Oh, nella pausa. Potevo cucinare la legna. Fabio, ho fatto una mossa a 200 IQ e ho iniziato a cucinare la legna per recuperare un quarto di cuore. Ho appena fatto una mossa di 200 IQ. Pazzesca. E... però in realtà ho smarronato abbastanza. Ho fatto una prima ora a tiltare e a perdere. Adesso ti direi che sto ingranando. E siamo in live da 2 ore e un quarto, per dire. Quindi, insomma, vai. Bro, forza. 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 Il prossimo passo è tipo, beh, geniale, bere la neve per recuperare. Vabbè, ma siete troppo intelligenti. Freccia bomba per 5. Beh. Tieniamo da parte che male non fa, sicuramente. Fammi provare a mettere questo, ma non credo che ci sia roba. Ok. Vai. Ok, no, perfetto. Abbiamo fatto il nostro. Beh, raga, sapete che vi dico, però? Cioè, io a sto punto la sfrutto al meglio, sta cosa qua. Il problema è che in realtà... vabbè, ma scusa. A me chi mi impedisce di fare questo, esattamente? Ghianda a 0. Regà, vi ribadisco il concetto. Questo è 200 IQ. Questo è tryhard puro.
È pure esagerato probabilmente. Vai. Sì, 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 sì. Ha voglia se non lo faccio. Ha voglia se non lo faccio. Vai. 100% del nostro cervello. Altro che. E oppure le ghiande, let's go. Non ci sono altri punti in cui posso fare sta cosa, raga. Quindi la famo qua. Cioè, al di là delle pause, ovviamente, si intende. Altra ghianda. Madonna, ragazzi, Bolsonaro Simulator qua, comunque, non vorrei dirvelo. Va che robetta che ho fatto. Adesso inizio a fare questo. No, così entro nel mood, capite? È più una questione di mood che di altro. Oh. Ficcaci tutte ste ghiande a ca... Tra l'altro. Vai. Frutta secca tostata, perfetto. Ma io ho altra roba. Quindi, uno, due. Vai. Iniziati a cucinare anche questi. Cura 9. Ale. Sì, ha fatto ridere anche a Meteo la gag. Bolsonaro Simulator. Vai. 50 di attacco, golosissimo. Se potessi, ragazzi, cucinerei anche le armi. Se solo questo gioco fosse un bel gioco, mi permetterebbe di cucinare le armi. Ale. Mi piace che il cibo sia letteralmente del legno, che non è commestibile. Però, cioè, la cosa bella è la presentazione, no? È una merda. Però, cioè, guarda che bellina quella fogliolina. Cioè, mica te ne privi, no? Ho finito tutti gli alberi, sì. Vai, possiamo procedere. Teniamoci il brandistocco per il momento, mal che vada, poi abbiamo i caldoperoni per ripigliarci un po'. Però, se possiamo evitare, evitiamo. Urco, Giuda. Giovanni, non devi trollare. Oh, cazzo. Veloce! Minchia. Ok. Ah, zio. Cerca di startene buono. Qui famo un bel lavoro, secondo me. Vai. Gli vogliamo in testa. Famo sciogliere sta roba qui. Questi qua creano i condotti d'aria. Sicuro. Ancora qui, sì, raga, ancora qui. Ve l'ho detto. Tiro almeno... tiro almeno fino alle 7. Almeno fino alle 7. Yes. Almeno fino alle 7. E... a meno che non la finisca prima. Però siccome praticamente ho passato un'ora a trollare, perché è andata così, un'ora di stream è stata un tilt completo. Adesso ci siamo mezzo ripresi. Vediamo un po' il da farsi. Va bene. Sì, raga, Zelda c'è anche per Wii U. Però, insomma, per Wii U va il giusto. Poi, siccome non è neanche detto che abbiate una Wii U. La Wii U è stata tipo una delle console più fallimentari di Nintendo. Quindi, insomma. Ah, mi aspettavo qualcosa di meglio, bro. Dio, guarda che roba. Ok. Ok, poteva andare decisamente meglio. Col senno di poi non è stata una grande mossa. Vabbè. Non c'è problema perché abbiamo la nostra legna. Oh. Oh. Che cazzo fa qui? No, ho trollato, mi sono cambiato il coso. Peggio di così non poteva andare.
Peggio di così non poteva andare. Ho sprecato un po' di roba, che dite? No, non sprecare il brandiscotto. Il brandiscotto, sì, Jerry Scotti, grande, il mio amico, raga, ho appena smarronato. Ho smarronato perché mi sono incartato, mi sono dato due buste. Perché è così alto? The Last Shield, grazie per i beat, ma perché sono così alti? Grazie però, apprezzo. Freccia ancestrale per 3, perfetto. Benny, benvenuto. Allora, chi manca? Manca solo il pazzo. Beh, vabbè. Si dovrà pure affrontare, no? Stavi mica lì a pettinare le bambole tutto il tempo, questo. Guarda. È che non vorrei sprecare troppe frecce, capito? Bro, lo scudo. Ma il mio scudo me lo son giocato? Regà? Ma ho perso uno scudo? Ma davvero? Ma sei serio? Ti si è rotto, porca puttana. Ok. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Me l'ero perso sto dettaglio. Magnate questo. Vorrei risparmiarla quest'arma. Però in realtà forse potrei sfruttarla almeno qui. Stasis. Dai. Ale. Va bene, dai. Va bene, sta spada qua vorrei tenermela un po' da parte in generale per tutto, però qui guarda che sei già rotta. Poco resistente. Tra l'altro, replica di fattura shake della spada che esorcizza il male. Non mi ero mai accorto di questo dettaglio di lore. Figo. Molto, molto figo. Tira su questa mazza gigantesca. Vai, ma è una spada di merda allora. Cioè, di merda no. Però insomma, ecco. C'ha dei limiti. Allora non l'avevo usata troppe volte l'ultima volta. È semplicemente... Si spacca subito. Ah, rip. Vabbè. Ci posso fare ben poco io. D'accordo. Allora. Direi che per quanto riguarda il loot non c'è nient'altro di particolarmente utile. Se non magari uno scrigno, fammi vedere. Vai. Però direi di no. D'accordo. Allora, sai che ti dico? Dove cazzo è il coso per andare avanti? Dov'è? Fra? Oh, eccolo qua. Ho una difesa dal freddo ancora abbastanza lunga. Cioè, relativamente. Quindi io a sto punto finisco sta spada. E cerco... Non ti dico di speedrunnare il prossimo livello. Anche perché... Dio Cristo, già l'ho visto e quindi lascia perdere. No, ok, il cazzo che lo speedrun. Allora. Prima della freccia di fuoco devo usare questa. Dove sta il mago?
Allora, vediamo di fare questa cosa qua, scusami. Ok, quei tizi lì sono lì in tre, va bene. Qual è il record di stanze? Sono arrivato al piano dei... Senti un attimo. Fratm, vieni qua. Cerchiamo di attirare solo lui. Vai. Vieni qua. Va bene, il nostro l'abbiamo fatto. Altro coso del caldo perone, tanto dobbiamo comunque recuperare vita. Ne ho uno un po' più umano. Ok, sì, c'ho sta trota qua. Ho un'arma attualmente. Potrebbe essere un problema non avere un'arma, ti dirò. Vieni qua, dai. Cerco di fargli un contraccolpo. Non ci riesco. Ok, ci riesco. Ciao Cantofrax, grazie per la compagnia. Quanta è la sua vita, dai? Ok, perfetto, giù. Molto bene. E uno è andato. Brandistocco. Perfetto. Frate. Perfetto. E ora è 1v1 con lui. Ho preso del danno perché ero su del fuoco? No, non credo. Vai, vieni qua. Che armi hai? C'hai pure delle armi buone tu. Molto bene. Quanto ti faccio? Il giusto. Perfetto. Ok. Buono. Dai, distruggilo. Mo' lo vai a pushare, vai. Molto bene, yes. Oh, dai che stiamo ingranando finalmente. Dopo 2 ore di stream mi sento un po' più anche svelto sui movimenti. Scudo cavaliera. Vai. Ok, allora, qui abbiamo un po' di roba da lootare in realtà. Quanto ho di difesa dal freddo? Ancora un po'. Alberi ne abbiamo qui intorno? Direi di no. Vai. Allora, spacchiamo tutto. Lottiamo il più possibile. Frecce di legno, ottimo. Questi follow qua non ci posso cucinare. Il massimo... Ok, alla barda cavaliere, queste sono ottime. Droppa questa. Droppa la bacchetta, tanto non la so usare. Inutile che ci provo. Ok, l'ho ripresa peraltro, quindi ok, d'accordo. Se è questo il tuo volere. Oh, sensore, scrigno, non mi dice nulla. Frecce non credo che mi possa dire qualcosa, ma noi ci proviamo lo stesso. L'alabarda è buona, sì. L'alabarda è molto, molto, molto buona. Cioè, non sono bravissimo a usarla, però è buona in realtà. D'accordo, mi sembra che non ci sia null'altro da lootare in realtà. Mi sembra di no. Faccio un giretto, tanto inizio già a tirare fuori il brandistocco, vai. Così almeno non moriamo di freddo. Questo? L'isomerang doppio. Ok, no, è quello che ho droppato io, no problem. Va bene, di scrigni non mi segnava nulla, di questo nemmeno. Ci riprovo un'altra volta con gli scrigni. No, adesso queste c'erano le frecce. E prima avevo gli scrigni. Fammi vedere se c'è qualche scrigno in giro, ma non mi sembrava prima. A meno che io non abbia trollato. Ok, va bene. Let's go.
andiamo. Al prossimo c'è già il Magma Rock, il Glacia Rock. Sì. E poi c'è Lynel. Quante frecce ho da parte? 74. Usiamo quelle di fuoco, tanto se devo usarle in un punto usiamole qua. Ok. Fai anche questa cosa qui. Fai anche questa cosa qui, va. Magnate il cibo duro. 1, 2 e 3. Regà, che fatica, eh. Bello, però che fatica. D'accordo. Che tentativo è? Boh, sarà il quarto, per dire. Abbiamo un po' trollato inizialmente, Franci, però adesso stiamo andando meglio. Intanto, in queste pause qua dove facciamo scongelare la roba, ci andiamo a vedere i commenti del video, vediamo se c'è qualcuno che ci insulta. Che a noi non interessano i commenti della gente. Adesso, dopo questo video, vado a mettere il cuore un po' ai commenti di Zelda, perché chi vede Zelda è superiore. Questo è risaputo. Va bene. Fantastico che tra l'altro non mi carica i commenti. Cioè, una figata se ci pensi, no? Ok, adesso me li ha caricati, let's go. Tra l'altro sì, ovviamente il video è andato peggio degli ultimi periodi. Però in realtà non è nemmeno andato tanto peggio rispetto alla teoria. Cioè, ha fatto più della metà delle sue visual, quindi in realtà ci sta. Ok, no, non ci sono commenti di hating. Vediamo se c'è qualche commento in attesa di revisione. No, perfetto. Dimmi che ho almeno un dislike, dai, per piacere. Almeno un dislike devo avere. Un dislike, yes. Yes. Dai, raga, un dislike era fondamentale per quanto mi riguarda. Vediamo di non smarronare. No, no, stagli lontano. Stagli lontano, che il game changing è assolutamente fare la cosa che sto facendo io. Tra l'altro, adesso faccio una trollata. Disrespect per l'avversario. Se solo fossi capace. Volevo surfargli in testa. Va bene. No, non è quotata le persone che dicono crapo ma Pokémon parla. È più quotata le persone che dicono clickbait, sei un bastardo. E avrebbero ragione in realtà. Avrebbero ragione in realtà. Ci starebbe. Va bene. Dai, forza. Guarda che bello il brandistocco dentro il ghiaccio. Questa è la giocata definitiva. Allora, adesso noi facciamo questo. Poi abbiamo Lynel. E con Lynel cerchiamo di giocarci molte carte. Che armi ho io per affrontare Lynel, peraltro? Oh, contro Lynel ci dobbiamo dare una pozione per il freddo. Bro, Lynel... Con la spada elettrica? Con questo. Più la pozione, chiaramente. No, non la uso la freccia ancestrale, frate. Honestly, non la uso, non la spreco la freccia ancestrale. Sto per andare... Dopo c'è un dungeon con solo guardiani. Sarebbe... Secondo me sarebbe sprecata la freccia ancestrale. E non sono arrivato nemmeno probabilmente alla fine della roba con tutti i guardiani, quindi... Considerato che non me ne danno molte, considerato che potrei fallire il tiro, io personalmente le risparmierei. Poi non lo so, eh. Magari sono un po' troppo previdente io. Questo che è un bastardo che è lontano. Tiragli sta bomba vicino. Dai, svegliati. Oh, figa. Questo è più figlio di puttana dell'altro. Ok, ho le frecce di fuoco da parte. Io non lo scongelo nemmeno se mi pagate, ok? Questo deve essere chiaro a tutti. Io non vado lì a scongelarlo perché so già come va a finire. Ci ho già provato. Simo, grazie per il raid, ragazzi, benvenuti. Non serve che vi dica cosa stiamo facendo. È evidentemente Pokémon Platino.
Ok. Tiragli un po' di botte a sto pazzoide. Grazie Simo per il raid, benvenuto. Anzi, benvenuti in realtà, visto che il raid è fatto con altre persone. Merda. Ok, devo prenderlo. Ho smarronato. No, ho trollato. Merda. Devo raggiungere quello. No, Link. Bravo. Frate. Perché? Perché? Mi si è rotto l'arco. Calmalo, se ne piglia un altro. Non posso tiltare contro il più normale dei Glaciarok. Non posso. E non voglio. Aggiungo. Usiamo un po' di frecce normali. Frate. Bravo. Meno bravo. Va bene. D'accordo. Ragazzi, domanda. Il Lynel, se lo colpisco con le cose elettriche, perde le armi, no? Sarà immune, immagino. Giusto? Datemi una conferma. È immune, ovvio. Ci provo, raga. Sono un ipocrita di merda. Sapevo io che andava a finire così. Lo sapevo. No, raga, non ne vale la pena, dai. È evidente che non ne valga la pena. Beh, a sto punto sprecale tutte, però. È evidente che non ne vale la pena, dai. Ok. Non lo sa neanche lui come ha fatto. Ero dietro una montagna. Ok, campione. Ok, campione. Ero dietro una montagna. Raga. Ok, grazie. Non me ne frega niente, le spreco tutte piuttosto. Io adesso a quel coso lì non mi ci avvicino più. Dai! Oh. Quante frecce ho? 54. Mo' con Lynel. Adesso Lynel lo devo approcciare istantaneamente, ragazzi. Istantaneamente. Ciao Anthos, buono studio, fai bene, vai a studiare. Cosa che dovrei fare anch'io, peraltro. Finita la stream, ragazzi, mi butterò su geografia, non vedo l'ora. In realtà sì, è vero, non vedo l'ora, è un bel testo. Ok, ho da raccattare delle frecce. Una, che è l'unica, peraltro. Ok.
Regà, io posso anche usare la Lancestrale con il Lynel. Ma poi ci sono i guardiani. Cioè, è questo il punto. Posso anche usare la Lancestrale con il Lynel. Non è un problema. Shield Perry. Ma regà, Shield Perry, cioè... quando vi entra in testa che io non sono così forte e sono un player medio? Pier Mario, evidentemente non ci sei stato nella stream, perché sono stato capace di farlo senza quello, quindi evidentemente ti sbagli, no? Pushalo. Sono cagato addosso. No, Link. Non ho niente in mano. Però posso fare qualcosa, sì. Ok. Fuori l'arco. Lo scudo, scusa. Yes. Scudo, scudo, scudo. Ok. Uno, due, tre. Prova a evitarlo. Che rischio. Frate, 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 non vedo nulla. Ok. Scudo, 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 scudo. Scudo. Prego, vai via. Ok. Prego, mandalo giù. No, non rischio un cazzo.
Forse giusto questo posso rischiare. Ok. E vaffanculo. Potevo farlo, Franci, potevo farlo. Potevo farlo, ma non ci ho pensato. Avevo bisogno della difesa dal freddo, in realtà. Però non ci ho pensato comunque. Però avrei disattivato il boost. Clean sheet, signori. Buono. Adesso ti dirò di più. 200 IQ, vai. Sbaglio, mi ha dato la ghianda. Mi ha dato un cazzo. Figo. No, signori, arrivati a sto punto tryhard. Allora, come scriveva qualcuno in chat che ho intravisto, l'unico problema di questa cosa qui è che abbiamo dimezzato un po' il nostro equipaggiamento. D'altro canto, adesso abbiamo, secondo me, uno stage dove l'equipaggiamento serve a ben poco. Quindi, boh. Cioè abbiamo una zona dove in realtà devi fare i parry. Principalmente. Io direi che al primo stage cerchiamo di fare solo parry. Ci spariamo un boost nelle difese. Così da poter incassare discretamente un parry anche se prendiamo danno. E famo solo parry. Solo e soltanto parry. I guardiani ragazzi sono un bel disastro. È una situazione un po' del cazzo. Vi dirò. Quanto è che non vi ricordo che con Amazon Prime la sub è gratuita, tra l'altro? Se avete Amazon Prime potete fare la sub gratuitamente, sappiatelo ragazzi. Cosa vuol dire fare la sub gratuitamente? Cioè praticamente se voi avete il servizio Amazon Prime di Amazon, potete abbonarvi al canale e non spendete un centesimo. Che assurdo se ci pensi. Quindi no, a parte gli scherzi, se volete fare la sub con Amazon Prime è gratuita, ragazzi. Altrimenti costa 5 e qualcosa. No, 4 e qualcosa. 4,99, 5 insomma. Quindi sì, sappiatelo. Abbiamo 10 sub oggi, davvero? Ho perso il conto, ragazzi. Ah però, abbiamo 10 sub, 10 sub su Zelda. Io il sub goal l'ho sparato alto perché avevo messo la master mode lì così. Però not bad 10 sub in realtà. Ero tentato di metterlo a 12 a un certo punto, poi ho detto, ma sì, sgraviamo. Ci sta, ci sta, ci sta. Considerato che la live scorsa ne abbiamo fatte tipo 50. Che buongiorno, cioè aiuto, cosa è successo? Ah sì, tra l'altro, esatto, se siete da telefono non fate, se siete da telefono e non avete Amazon Prime, fate la sub da Twitch web e non dall'applicazione perché pagate di più. E questa roba bisognerebbe renderne conto a Twitch, secondo me. Però vabbè, io non sono nessuno, purtroppo. Scusate il ruttino. Sai cosa mi serve, bro? Una bella... Quante frecce ho? 49. Ok. Sono messo molto meglio rispetto a ieri. Le fate? Juanin, le fate? Juanin, le cazzo di fate? Dai, possiamo andare. Oh, rispetto a come... Ciao, Cree, benvenuto. 50 sub. Ancora grazie per ieri, peraltro. Ne vedo 3. Oh, cazzo, sì, ne vedo 3. Cazzo, sì, ne vedo 3. Cazzo duro. Buono. Oh, piano, piano, che cazzo fai? Sei un pazzo? Sei un drogheto. Fata, 1. Fata 2. Fratma? Fata 3. Ma quante ne ho? 5? 6? Regà, ho 5 vite bonus. Minchia, secondo me se non ce la faccio a sto giro non ce la faccio più, ragazzi. Se non ce la faccio a sto giro... Fare un'altra run a questi livelli, ragazzi, la vedo dura, sinceramente, eh. Ve lo dico, la vedo molto dura. Posto che abbiamo scoperto il segreto del...
del videogame, cioè spaccare gli alberi e ottenere roba. Posto questo. Allora, spacca un po' tutto, fai un disastro. Ale, perfetto. Adesso cuciniamo anche la legna, voi non avete capito un cazzo. Ok, ho spaccato questa, non c'è problema. Oh, se non sbaglio... Ok, no, in realtà non ce l'ho. Ma, sai che... Voglio proprio vedere se mi fermate. Voglio proprio vedere se mi fermate. Boom! Stai a vedere. Va che robetta. Ale. Legna. Cazzo, queste qua però vorrei evitare di sparpagliare il loot. Queste vorrei davvero evitare di sparpagliare il loot. Vai a spaccare prima questi. Grazie. Oh, se mi faccio esplodere una bomba in testa qui in lobby, sclero, ragazzi. Ma sclero duro. Sclero duro. Ve lo giuro. Ok. Va bene, adesso qua vorrei fare questa cosa qui. Dammi questo. Anzi, dammi questo. Boom. Freccia legno, banana lame, perfetto. Carne XL, ottimo. Freccia legno per 10, ottimo. E adesso questi li possiamo far saltare in aria tranquillamente. Minchia, momenti mi cade in testa. Questa è una bella ghianda. Giocata, sì, sì. Lì diventa meno 42 IQ, ragazzi. Mi va sotto zero l'IQ, non avete capito? Vai. Tira su questa roba qua. Questo, ragazzi, è quel tryhard da fare schifo. Però a me questo tryhard, più che servirmi concretamente, cioè più che servirmi davvero tryhardare, mi serve per entrare nel mood. Non sto scherzando. Mi fa entrare proprio nel mood. È un altro discorso. Dammi delle armi. Arco reale, non questo però. Cioè, bello l'arco reale, per carità. Voglio dire, c'ho ancora degli archi Boblin, quindi direi che va benissimo. Però avrei bisogno più di un'arma d'attacco qua. A parte che, ripeto, adesso contro di loro... Scudo, ottimo. Ho finito gli scudi? No. Droppa questo. Sto livello qua rischia di spolparci, ragazzi, eh. Spada reale, yes, perfetto. Ok, adesso è arrivata l'altra parte del videogame. Allora, fa vedere un po' cosa ho raccattato su. Va bene, allora. Aspio Vivax. 1, 2 e 3. Vai. Perfetto. Più 2. Poi, ghianda, aspio vivax. Non succede nulla di storto, no? Perfetto. Bistecca, aspio vivax. Più 2. Poi hai... Ghianda, avevo anche questa. Ok, fai tutto assieme, allora. Perfetto. Frutta cotta che mi dà 6, molto bene. E qui ho questa, che mi dà un più 50, che è il nulla, letteralmente. Questa. Oh sì! Perfetto. Oh sì. Idr, oh sì. Grazie mille per il secondo mese di Prime. Buonasera anche a te, benvenuto. Spara questi. Ok, raga, abbiamo 24 di legna. Non lo so. Farla tutta sarebbe forse eccessivo. Quindi falla a blocchi di 5. Credo che sia obiettivamente eccessivo. La famo a blocchi di 5. E questi li facciamo a blocchi di 3. Sarebbe stato bello se fossero stati un minimo cumulabili. Però sto cucinando della legna, quindi ci sta che non vada bene. Va bene.
Allora, fammi vedere un attimino che cibi ho. E parlo più di cibi che mi rendono resistente. 1 minuto e 40. Ok, ne ho ben pochi. 1 minuto e 40. Vediamo un po' che succede. Allora, cerchiamo di prenderli singolarmente. Magari partiamo con gli scudi un po' più... Ok, si triggerà lui per primo. Giù. Fuori uno. Il prossimo chi è? Tu. Ok, sono due. Sapevo, ho trollato. Bro, alzati. Ok, via. Corri con... No, Link! Si è incartato sull'albero. Fra, è l'altro che devi triggerarti. Ok. Perfetto. Vieni qua. Ok, mi ha rotto lo scudo. Ci può stare. Spiegate come faccio. Regà, mi spiegate come cazzo faccio. Regà, mi spiegate come faccio. Io non riesco più ad alzarmi. Non riesco più ad alzarmi. È un delirio. È un delirio. Va bene. Vabbè. Sprecato un po' di cura. Però ho fatto il mio. Alla fine della fiera va bene così. Alla fine della fiera va bene così. Ricordatevi che ho risparmiato tutte le frecce ancestrali per dopo. E che questo è importante. Oh, devo tenermi però da parte un'arma diversa. Tieni questa alabarda, cazzo. Ho ancora 9 frecce ancestrali. Preferirei usarle sul finale. Va bene. Ho sprecato una lucciola, in realtà è più quello il problema.
Vai. Allora. I prossimi sono un po' più tranquilli, se non erro. Cioè, nel senso... Tranquilli è una parola, eh? Tranquilli è una gran parola. Bellissima come parola. Per tranquilli intendasi... Che posso quantomeno osservarli. E che quantomeno è un nemico. Stasis c'è, stasis c'è. Stasis c'è ed è anche pronto. Non so come approcciarla. Come faccio? Io c'è un modo per stunnarlo questo? Dai. Ok, tira fuori lo scudo, tira fuori lo scudo. Piuttosto sprecalo e parati. Lo so, togli le gambe, non è semplice. Dicevo al di là di quello. Era più quello. Che si potesse stunnare togliendogli le gambe, lo sapevo. L'ho scoperto tra l'altro di recente, l'ho scoperto perché me l'hanno detto dei miei amici. Però è troppo rischiosa come cosa. Ok, questo l'ho fatto clean, ragazzi. Ho sprecato una freccia ancestrale, però direi che ci può più o meno stare. D'accordo. Vai al prossimo. Quante ne ho ora? 8? Ok, con la freccia riesco a stunnarlo un minimo. Il giusto per tenerlo fermo, ragazzi. Il giusto per tenerlo fermo. Stasis, freccia nell'occhio, freccia ancestrale. E questo però è un casino. E questo però è un casino. Già. E questo è un casino. Cambia obiettivo, metti subito lo scrigno. Vai. Oh, se non sbaglio era qui in cima. Io ero andato qui in cima l'ultima volta. No, ragazzi, non è ancora Master Mode. Non siamo ancora arrivati a quel livello lì. Prima o poi lo si fa, eh. Perché si tratta pur sempre di creepy... No, minchia, se trollo così, ragazzi, è un problema. Se trollate qui nella prova della spada, anche no, Giovanni. Santo Dio. Ciao, Ganon, benvenuto. Ok, ce l'ho fatta. Questo mi terrorizza, ragazzi. Freccia bomba. Tra l'altro l'ultima volta avevamo preso tantissimo danno contro di lui. Eccessivo, forse. Posto che la freccia ancestrale fa danno anche se non lo prendi nell'occhio lui, eh. Provo a fare sta cosa qua. Vediamo se si gira verso di me. No. Anche smarronare, eh? E colpirlo di base con la freccia senza puntare all'occhio. Gli faccio un gran danno.
Non me la sento, raga. Le ali, raga, io ci provo anche a prenderle. Io posso anche provarci a prenderle. Provo con la freccia bomba, magari la freccia bomba va meglio. Fermo. Non ci credo. Devo prenderlo con le ancestrali. Vai! Figlio di puttana. No, le ancestrali quando è bloccato con lo stasis mi è stato fatto capire dal gioco e dalla chat che non funzionano per il semplice fatto che si blocca l'effetto. Quindi fa un danno normale. Stavo cercando io stavo cercando questa occasione. Ho sprecato un po' di frecce bomba. Però vabbè, rispetto a quello che avevo fatto alla prima run direi che va benissimo. E direi che siamo anche messi molto 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 bene. Molto 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 bene. Non so se in altri punti... Oh, lo scrigno non me lo segna più, quindi non c'è. Non so se ci sono altre cose da lootare. Sicuramente al prossimo stage ci sono. 100%. 100%. Perché mi ricordo che... Anzi, ce n'erano anche tante. Era una zona, credo, molto difficile dove però c'era tanto loot in giro. Che ore sono? 3 ore 07. Minchia, devo farcela almeno entro le 7:30, ragazzi, altrimenti potrebbe essere un problema. Oh sì! Oh, grazie, oh, sì. Dukarik, per il Prime a livello 1, quindi sappi che c'è un gruppo Discord fatto apposta per te. Lì vedo qualcosa. No, ok, no. Cazzata. C'è un gruppo Discord, lo dico anche per tutti quelli che... non sanno quali sono i vantaggi della sub. Abbiamo un gruppo Discord dove potrei organizzare qualche giornata su Rocket League, volendo. Potrebbe essere una bella idea, in effetti. Quindi sì, sappiate che esiste. Detto questo, anche questo fatto con il clean sheet. Fa ridere perché è tipo la merda pulita. La gag. Ok. Allora, qui l'ideale sarebbe gestirli separatamente. Quello che secondo me abbiamo sbagliato l'ultima volta. Vedimi, vedimi, vedimi. Vedimi. Giovanni, non sbarronare. È un piccolo smarrone questo, Giovanni, te lo dico. Però va bene così. Vai, tira cazzo. Va bene, sprecato una freccia ancestrale. Va bene lo stesso. Cazzo, c'eri anche tu. Ok, con te non spreco nessuna freccia, però. Mamma mia. A questo gli vado in testa. Questo gli vado in testa. Tanto sappiamo che... Recupera. Fai anche quest'altra cosa qui. Recuperi e ti dai del vigore in più. Tanto questa roba qua non la userò mai. Abbiamo trovato l'utilità per sta roba qui. Ah no, non è vigore bonus. Cazzata, ho sbagliato io. Bravo. Potremmo avere un problema, ragazzi. Potremmo avere un problema. Potremmo avere un problema. Cazzo.
cazzo. Ne ho sprecato un'altra. Quante ne ho? Dimmi che ne ho 4. Ne ho 3. No, non ho avuto il tempo di fare stasis. Né il tempo, ma più che il tempo la prontezza. Non ho avuto la prontezza di fare stasis. Avrei potuto farlo e stunnarlo. Cerchiamo di risparmiare contro sto tizio qua, che da solo dovrebbe essere molto gestibile. Ho anche più difesa. Certo che se sbaglio così, ragazzi. L'altra volta si era buggato il bastardo. Lo so che è vulnerabile all'occhio, ragazzi, è che non voglio prenderlo all'occhio. È che non voglio usare l'ancestrale. Non è che sono sempre stupido. Frecce normali fino a che punto mi possono servire, frate? Proviamo con una freccia normale, vediamo cosa succede, va là. Si è calmato. Si è calmato, aspetta. Vai. Ora è nella situazione in cui che ci piaceva a noi. Era un ancestrale, non me ne sono accorto. Era un ancestrale, non ho notato. Vabbè. Vediamo che succede andando avanti. Immagino che arriveranno più tizi con le gambe, no? Comunque Raygord, quindi d'ora in poi non so nulla. Oddio, ho visto delle immagini da qualche parte, però di base non so nulla. Praticamente nulla. Quindi vediamo un po' come si evolve la situazione qua. Potevo fare meglio con le frecce ancestrali qui. Però è anche vero che la run perfetta non esiste. E quindi... me ne droppasse qualcuna sto gioco. È davvero difficile questa. Cioè la possibilità di avere solo 9 frecce ancestrali, contando che non è semplice hittarle tutte con tutti questi guardiani, soprattutto al primo. Cioè il primo ok, te la gestisci con i perri, però capito, è tosta, caspita, è tosta. Non impossibile, perché sarebbe una cazzata dire che è impossibile. Di ste robe più toste, probabilmente. Però è tosta. Buono questo, Giovanni, grande, eh? Banana lame. Tra l'altro mi sta riempiendo di cure, il che è buono. C'è ancora una... Cosa stai individuando, scusami? Cosa stai individuando ora? Lo scrigno, ok. Dove cazzo sta? Ma è quello che ho già aperto, scusami. Ah no, ce n'era uno qui, eccolo qua. Perfetto. Va bene.
Scudo reale. Cosa ci serve per i perri? Ok, vedi, c'è altro loot qua sopra. Vai. Mela, fragola. D'accordo. Dobbiamo sistemarci un po' con le cure. Direi di giocarci uno dei nostri piatti sgravati. Arrivati a sto punto. Per la difesa ho qualcosa? Ho giusto questo. Però piuttosto lo faccio in corso d'opera, dai. Va bene. Credo di aver preso tutto. Non dovrei aver perso nulla di che. Dai. Si va, signori. Si va. Si va. Si va. Si va. Abbiamo un sacco di frecce. Questo è ottimo. Ora dovremmo essere bravi ad analizzare la situazione. Cosa mi aspetta? Dio. Fuori uno. Giù. Va bene. Va bene, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito la situazione, bro. Non è una gran giocata da... Ma vabbè, non avevo capito la situazione. Mi correggo. Via. Non ho un'arma. Stop. Magna. Mi sta puntando. Magari non attiviamo questa, che dici Giovanni? D'accordo. Perché mi colpisce? Ok. Mi offendo se dopo sta roba qui... Non c'è la pausetta, eh? Oddio, ma ce n'è un altro di sti pazzoidi. Via, muore. Ok. Va bene. Cosa abbiamo di buono? Qual è l'arma migliore che ho? Vai. Voi non avete capito mo quanto tryhardo. Vieni, 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 vieni. Beh, è bello questo. Questa è la mia mossa preferita, frate. Tutto bene. Cazzo, no, ok, devo tirar fuori lo stasis adesso, subito. Ale, perfetto. Stop. Cibo.
Boost in attacco. Frutta cotta. Ho 1:40 di boost in attacco. Devo... Non avete visto niente, ragazzi. Non avete visto niente, eh? Voi avete visto qualcosa di strano? Io no. Tutto nella norma. Tutto nella norma. Cerca di colpirlo il più possibile. Arco bestiale si sta per rompere. Ok. Devo assolutamente tenerlo per la... Devo assolutamente tenermene ancora un po' di questo. Stucca. Stop. Vai. Ittalo. Dovevi hitarlo meglio, secondo me. Ok, altra cosa. Fermi. Arrivo prima io, bro. Era una meme, eh? Era una meme, non volevo... Era una meme. Era mica mia intenzione prendere il tuo posto, eh? Sia mai. Perché non l'ho stunnato ora? Vabbè. Yes. Io mi tengo lontano. Qua tu ti incastri. Sei vulnerabile al volto. Santo Dio. Ok. Sono solo 50 secondi. Però ecco, esatto. Vedo che sta vicino a me. Forse è la giocata giusta. Spada reale sta per rompersi, va bene, non c'è problema. Ho la spada dell'altro tuo amico Lionel. Ok. No, mi proteggo qua. Fuggo. Piglialo nel volto. Scudo. Raga, sto sudando. C'ho le mani che sono un lago. Oh. C'ho le mani che sono un lago. Insomma, ecco. Io spero sempre che lui mi punti. Però questo è un Lionel un po' più sveglio di quello di prima, evidentemente. Più o meno, mi ha appena mancato. Ok. Dai, che lo tiri giù! Dai, che lo tiri giù! Yes! E lui è giù. Arco bestiale divino, tiralo su subito. Droppa un Lizard Foss del cazzo, dai.
Poi ci pensiamo a lotta. Ok. Faccio ragazzi, uso la freccia ancestrale. Piglia le sue armi. Fatevi crescere gli occhi perché le ho prese, ragazzi. Ce le ho nell'inventario. Ce le ho entrambe. Oh. Falcione bestiale. Urco Giuda, mi sa che invece lo scudo non l'ho tirato su. No, sì. Non c'era uno scudo. Fra falcione bestiale e l'arco. Lo scudo non ce l'aveva. E ora di che cosa stiamo parlando? Potevo evitare? Forse sì. Però. Però anche vaffanculo, honestly. Freccia bomba, dai. Beh, questo era fuori di testa comunque, ragazzi, eh. Questo era ben fuori di testa. Quante belle cure qua. Dai, alla prossima c'è la pausetta. Alla prossima c'è la pausetta. Allora. Materiali riordinati. Direi che in questo contesto serviva ben poco. Cambio obiettivo. Frecce. Non credo che ce ne siano in giro, però. E invece, pensa un po', ce ne sono. Saranno quelle che ho missato io, no? Quante fate ti rimangono? 4, ragazzi. Sono messo molto bene. Questa non è evidentemente l'arma del Lynel. Questa... Però una alabarda da cavaliera. Però anche questa è una alabarda da cavaliera. Vabbè, tu tirala su. Male non fanno. Poi magari non le usi. O le droppi alla prossima. Dove stanno ste frecce? Vabbè che sto un po' a fare l'elemosina, eh. Eccola qua. Finito. Bene. Non credo sia finita ora. Credo che ora ci sia una pausa. Oh sì. Però. Oh sì. Yegge00, oh sì. Grazie mille per il Prime. Benvenuto o benvenuta a gruppo Discord come al solito per i sub al primo mese. Allora. Ho qualche cibo inutile? No. Yes! Yes! Non ho voluto gufarla fino all'ultimo. Yes! Cosa avete fatto? Abbiamo vinto, credo. A meno che non ci sia altra roba. Ok. Allora, non voglio dire l'ultima parola. Perché l'ultima volta col colosso sono stato trollato. Quindi. Calma. Non in 5 di voi, ragazzi, mi raccomando. Non in 5 di voi, ragazzi, mi raccomando, eh. Mi raccomando, non voi 5. Non trolliamola. Grazie, bro. Grazie, bro.
Ci fa piacere. Sì. Il vostro compito si è concluso, quindi vi levate dal cazzo. Va bene, bro. D'accordo. Quindi è un gran GG. Quindi è un gran GG. La giocata finale sarebbe farmi affrontare qualcuno di sgravatissimo solo con sta spada. Bella sta scena. Eh no, con una roba del genere ho vinto. Dai, prova della spada completato, buttamelo fuori. Il mio amico albero. Peraltro sta tremando. Oh, ma c'è tutta una scena fighissima. Potere del blu. A 15 FPS. Sei ritornato, vedo. Ora hai acquisito la forza fisica e mentale necessaria per usare la spada suprema al massimo del suo potenziale. È un traguardo davvero ammirevole. Fammi affrontare l'albero, sì! Ok, e la spada ce l'abbiamo. Benissimo. Ora sei diventato il vero padrone di questa spada. Sei degno della luce sacra emanata dalla sua lama. Come sempre, seguirò le tue peripezie da qui. La sacerdotessa reale. Sono sicuro che anche la sacerdotessa reale di Hyrule sia felice di quello che hai ottenuto. Ok. Dimmi che è completata la prova della spada. Che dico le mie conclusioni? Tutto sommato non era difficile, nel senso, era difficile, ma era quel tipo di difficoltà che ti spinge a tryhardare. Cioè, se ci pensate, l'ho vinta avendo ancora 4 vite bonus, quindi potevo trollare molto di più, tryhardare molto di meno. E sono caduto in un fosso. Difficile, però non impossibile. Come... È nello spirito di Zelda che non è un gioco che ti spinge a tryhardare. Ho fatto cose più difficili nella mia vita, però molto bella. Molto bella. Devo dire che l'ho passata anche molto bene. Infatti ero Freik, grazie mille per il raid, ragazzi, benvenuti. Abbiamo appena finito la prova della spada, quindi vi siete persi il momento clou, se così vogliamo dire. Guarda, io ho un bel po' di semicorogu, quindi ti gira il cazzo? 8 semicorogu, vai. Benvenuti a tutti i ragazzi del raid. Benvenuto a Fra, che salutiamo. Sì, mi ero dimenticato. Grazie. Molto, 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 molto bene. Ciao Dark, benvenuto. T'ho visto, ho vi non, non ho visto il tuo messaggio, però vedo che ti taggano, quindi immagino che tu sia presente. Tu? Vai. Aumentiamo tutto. Allora, difficile. Però ho fatto cose più difficili nella mia vita, nei videogiochi.
Però ci sta, è nello spirito di Zelda, che di base è un gioco con un ottimo, secondo me, rapporto difficoltà e intrattenimento. Non è un gioco da tre, non credo sia Fire Emblem in folle, credo che lì smatterò di più. In realtà però non ne sono sicuro. Però molto bello. Molto bello, molto bello. No, piuttosto che fare i 900 semicrogu, ragazzi, faccio davvero una Shiny Lock. Preferisco fare la Shiny Lock che cercare 900 semicrogu. Ve lo giuro. Cioè, a meno che non mi metto a cercarli su internet, ma per me cercare i semicrogu su internet è perdere tempo. Quindi non lo farò. Potenziamo ancora quella degli scudi? Ma gli scudi mi sembra di avere poca roba. Però sì. Molto bella, molto bella, molto bella. Giusto rapporto, difficoltà. Mi ha molto intrattenuto. Vuoi fare la maddening di Fire Emblem? La maddening cosa intendi? La folle? Io voglio fare Fire Emblem folle con Edelgard. Voglio fare il DLC folle. Vorrei fare anche più avanti delle challenge su Fire Emblem. Mi sa che non bastano, infatti. Delle challenge su Fire Emblem nello stile di quelle che ho fatto su Pokémon. Quindi Fire Emblem ma uso solo spadaccini. Fire Emblem ma uso solo maghi. Lì ci sarebbe davvero da divertirsi, va bene, sensore Shake, ora mi servi molto di meno, grazie, hai fatto il tuo lavoro. Molto bene, sì, fiore cremisi, quello che è. Peraltro l'ho finita con meno cuori del massimo, e con tante cure in più, quindi sì, in realtà è decisamente fattibile. Non è tanto una questione di difficoltà quanto una questione di costanza e di testa, se non hai la testa non ce la fai. Infatti noi nella prima ora abbiamo fatto veramente pietà. Poi appena ho fatto una pausa di 5 minuti, ho ripreso a giocare e l'abbiamo finita tutta ad un fiato. E la volta scorsa l'abbiamo persa first try, eravamo a un passo dal vincerla. L'abbiamo persa first try perché ho fatto un errore, io, che è stato quello di sprecare le frecce ancestrali nella foga al primo livello quando potevo fare i parry, che mi sono dimenticato. Altrimenti avremmo fatto anche quella, molto probabilmente. E poi non conoscevo alcune meccaniche, ho trollato delle fate, e anzi, durante tutta la prova della spada ho trollato le fate. Quindi sì, è molto più fattibile rispetto a quello che sembra e che si dice, secondo me. Se conosci le meccaniche del gioco, io le conosco relativamente perché sono un bel novizio di questo videogame, e quindi ce l'ho fatta con i miei tempi, però ce l'ho fatta. Però GG, molto bella. Mi sono farmato le mie 135 ore su Zelda e io direi che, ragazzi, stacchiamo, perché abbiamo fatto 3 ore e 30 di live per finire sta roba. Direi che questa finisce probabilmente su Creepy Live. Vediamo se c'è un raidino da fare. Rigiro il raid fatto da Freak, e siccome Freak ci ha droppato il raidino, io faccio questa cosa fantastica e vi mando dal buon Frozen. Raid Frozen, che tanto so che lo seguite. Se seguite Freak è probabile che seguiate anche lui, quindi credo che male non vi faccia. Frozen Twitch, ok, nome molto normale, grazie. Frozen Twitch. Ale. Signori, grazie per essere stati qui con me, noi ci vediamo domani con Pokémon Soul Silver, se non sbaglio, e Fire Emblem, dove dobbiamo fare una battaglia, ragazzi, che... cazzo in mano, per intenderci. Se non avete visto il video su YouTube, vi invito ad andarlo a vedere. E madonna, devo iniziare a lavorare al prossimo video. Vabbè, con calma ci pensiamo. Ragazzi, un bacione e ci vediamo domani. Ciao a tutti. E grazie a tutti per le sub. Oggi, per essere Zelda, abbiamo fatto grandi numeri. GG. No! Allora, 60 persone a questo raid. Cos'è? Che è sto 59 che è diventato 56? 60 persone. Guarda che bastardi, diminuiscono. Cioè, dico, 60 persone, boom, 55. E forza, 58. 56, 57. Chi non va nel raid è bannato. Capita, ragazzi, chi non va nel raid è bannato. Vi devono bannare. Ragazzi, se non entrate in raid vi faccio bannare. Sto scherzando, però entrate nel raid. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siete una delusione.